sono assolutamente non soddisfatto di come è andata questa discussione. Intanto uno evidenzia un modus operandi ormai di questa amministrazione allucinante, che proposta della minoranza, parla al sindaco, tutti muti e questi mi formano, dibattito zero, capacità di iniziativa da parte dei consiglieri comunali, da parte del consiglio zero. Ma poi vedi, cioè, ma e può parlare solo uno, infatti, ma dopo il sindaco sta parlando. Allora, mi lasci parlare, Riviero, ho capito, mi lasci parlare. E quindi allucinante questa roba qua. In secondo luogo, ma come? Gli uffici, sono ancora lì alla retorica, gli uffici devono valutare, ma come devono valutare ancora gli uffici? Qua oggi ci si prende la responsabilità di una scelta e non si può sempre demandare all'amministrazione, alle scelte che farà l'amministrazione, come se fossero il padre eterno o non il padre eterno, ma il consiglio comunale si piglia delle responsabilità, non che sempre l'amministrazione vedremo, valuteremo gli uffici, ma cioè né il sottoscritto né i cittadini di Imperia possono essere presi in giro in questo modo, ok? Non è ammissibile. Nelle repliche sono state dette una marea di fesserie negli interventi, ho sentito. La via che citava il consigliere Balestra, una via larga 3 metri e mezzo, via Santa Lucia, nel punto più stretto, è larga 6,80 metri, ok? C'è una bella differenza, c'è una decisa differenza. Se questo consiglio comunale non si vuole prendere la responsabilità di votare una bellinata come questa, in cui, che non decide niente in via definitiva, dice il sindaco, ripristina però nel doppio senso e valuta la possibilità di fare stabilini di bretella, che mi sembra una roba completamente condivisibile, e invece no, perché lì non si può dire, vabbè, no, io sono un fautore di molto spesso. È un dialettismo, no, così dire. Cioè, quindi è veramente angosciante, è veramente frustrante. Perché tutta la retorica dell'amministrazione trasparente, dell'amministrazione che ascolta i cittadini, questa sera per l'ennesima volta cade in un nulla di fatto. Perché non si sta dicendo facciamo la rivoluzione, si sta dicendo ascoltiamo che cosa i cittadini, dopo che l'amministrazione ha fatto un provvedimento, stanno dicendo, hanno da dire. Valuteremo la sperimentazione, ma chi la valuta? La valutate senza coinvolgerli, perché questo è il modus operandi, o no? Pensate di coinvolgerli nella valutazione se è positivo o se è negativo? Oppure il sindaco si chiude con il capo dei vigili urbani in un ufficio e decide mi è piaciuta o non mi è piaciuta? E quando si dice coinvolgere la cittadinanza vuol dire coinvolgerla su queste scelte, prima di tutto, che non sono le scelte strategiche, ma almeno da queste vogliamo partire, e invece no. L'amministrazione perdrà. Sì, la proposta, la seconda parte della delibera ci può piacere, sì, questa bretellina ci potrebbe piacere, ma vedrà l'amministrazione comunale. Ma signori, cioè, era una mozione facile, semplice, che non aveva nessuna problematica, non inseriva nessun elemento politico di criticità, non era il cuneo per spaccare la maggioranza, era una mozione che diceva è stato fatto un atto amministrativo piuttosto semplice, piuttosto leggero, la città si è espressa in maniera netta, in maniera forte, l'amministrazione ha l'umiltà e se non l'amministrazione, quantomeno i consiglieri comunali hanno la sensibilità di ascoltare questi cittadini. E invece oggi abbiamo visto in maniera palese che questi consiglieri comunali non gliene frega niente di cosa pensano i cittadini, soprattutto riuniti.